Siano lodati Gesù e Maria. Splendida pagina evangelica che abbiamo appena ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, è quanto di più adatto ci occorre per prepararci per chi si tratterrà a vivere bene l'ora santa che come ogni giovedì seguirà la celebrazione della Santa Messa, perché è un Vangelo, è uno dei brani che contiene dei grandi insegnamenti per ciò che concerne la preghiera. Gesù spiega che cos'è la preghiera, a che serve e anche come si fa. La parabola dell'amico importuno con i suoi simbolici tre pani, no? Che poi questi tre pani sono simboli delle tre attività che si perseguono con la preghiera. Gesù ce l'ha spiegate: chiedere, cercare e bussare. Indicano anche, diciamo, il tempo opportuno per fare la preghiera, che è mezzanotte. Sapete che un tempo c'era nel breviario romano antico un'ora canonica che si chiamava il mattutino, la cui proprio ora di celebrazione propria era proprio mezzanotte. Tanto è vero che un tempo nei conventi e nei monasteri a quell'ora ci si alzava la notte e si pregava il mattutino, proprio come insegna questa pagina evangelica, perché con il pensiero che la preghiera notturna ha una grandissima forza, diciamo così, davanti al Signore per due motivi. Primo, perché comporta un sacrificio non indifferente: interrompere il sonno oppure privarsi dal sonno, come quando si fa qualche veglia protratta fino al fondo della notte, no? Quindi questo dà più forza alla preghiera. E secondo, perché si va a pregare proprio nel momento in cui il diavolo è maggiormente all'azione, perché Dio e i suoi figli agiscono di giorno, il diavolo e i suoi figli agiscono di notte, fanno le opere appunto di notte. Quindi se mentre la concorrenza sta all'opera, i figli di Dio vegliano e contrastano quest'opera, questo è cosa che dà ulteriore forza alla preghiera. Le tre cose della preghiera: chiedere, cercare e bussare. Guardate, quasi tutte le preghiere che fanno i fedeli, diciamo così, chiamiamoli comuni, sono preghiere di richiesta. E molte volte però incorrono anche in quel monito di Gesù in un'altra pagina evangelica che dice: pregando non sprecate parole come pagani che chiedono di essere ascoltati a forza di parole, perché vostro Padre sa di cosa avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Dice poi: quando pregate invece dite insegna al Padre nostro. Cosa chiediamo al Signore? Prima domanda. Gesù dice: se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà cosa? Lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Noi quando preghiamo chiediamo allo Spirito Santo, chiediamo di diventare santi, perché la prima cosa che il Signore ci ha insegnato a chiedere proprio nel Padre nostro è la nostra santificazione. Sant'Agostino ha sempre detto: noi possiamo usare parole diverse per rivolgersi al Signore domandando qualcosa, quindi parole diverse rispetto a quello del Padre nostro, ma dobbiamo chiedere le stesse cose. Quindi anziché dire sia santificato il tuo nome, posso chiedere al Signore: riempimi di grazia, riempimi di sapienza, riempimi di virtù, che sono cose che servono a diventare santi. Ma la prima richiesta deve essere sempre quella. La preghiera non ci sta data per chiedere cose esclusivamente piccole e limitate a questa vita terrena, anche se il Signore sa che abbiamo bisogno anche di queste e tante grazie le concede. Le altre due dimensioni della preghiera generalmente restano quasi al di fuori degli orizzonti della vita dei fedeli. Cercare. La preghiera è il luogo dove io il Signore lo cerco, perché con il Signore non possiamo avere un rapporto immediato, ma un rapporto appunto non immediato, che avviene nel silenzio e avviene appunto nel mistero. Cercare. Gesù ha detto: chi cerca trova. Cercare cosa? Cercare la sapienza, cercare la differenza tra il bene e il male, cercare di orientarci in mezzo a tante situazioni, cercare il discernimento. Gesù dice: imparare a discernere i segni dei tempi, capire quello che accade nella nostra vita, capire quello che accade intorno a noi,
nel mondo, nella Chiesa. Gesù ha promesso: chi cerca trova. Io di questo ne posso testimoniare in continuazione. Ci sono tante anime che cercano sinceramente il Signore, a volte fanno difficoltà a trovarlo, ma presto o tardi quello che cercano lo trovano. E infine bussate e vi sarà aperto. La preghiera è anche la porta che ci mette nella possibilità di entrare a contatto diretto con il Signore. Nell'Apocalisse Gesù dice: io sto alla porta e busso. Lui bussa. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Nella preghiera noi chiediamo al Signore: fatti conoscere, fammi di percepire, vieni con me, fammi entrare in un rapporto intimo con te. Non ti vedrò con gli occhi, non ti sentirò con le orecchie, ma tu sei una persona che io desidero incontrare. Questo è il vertice della preghiera, quello che porta alla preghiera profonda. Gesù ha detto: a chi bussa sarà aperto. Ecco, quando facciamo l'ora santa, capite che un po' tutte quante queste cose sono un po' contenute, no? Diciamo che il momento in cui meditiamo ci sono offerte delle possibilità per trovare il Signore, quando stiamo in silenzio per entrare in contatto diretto con Lui, quando facciamo quel momento di preghiera comunitaria, il chiedere, no? Generalmente attraverso una decina del Santo Rosario. Voglia il Signore, per intercessione di Maria Santissima, stiamo celebrando il Triduo in suo onore. La Madonna è una grandissima maestra della preghiera. Stasera stiamo celebrando una bellissima messa in onore della Madonna. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a diventare uomini e donne di preghiera, perché la preghiera è la cosa principale della vita cristiana. E ricordiamo sempre che la vita di un cristiano, di una cristiana, o di una cristiana, vale tanto quanto vale la sua preghiera. Se la preghiera è poca o nulla, la vita cristiana è poca o nulla. Se la preghiera è di buona qualità, certamente la vita cristiana sarà di buona qualità, perché non dimentichiamo che senza di Lui non possiamo fare nulla, e il contatto con Lui è possibile averlo solo attraverso la preghiera. Siano lodati Gesù e Maria.